Siano lodati Gesù e Maria, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera tratteremo un tema importante, siamo già entrati nella solenne festa del Corpus Domini, una festa importante che mette in risalto il bene più prezioso della Chiesa Cattolica, cioè il Santissimo Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ecco, adesso vogliamo capire questa sera come è stata istituita questa festa, quali furono le motivazioni e anche capire in modo più profondo il mistero racchiuso nel Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Saluto tutti voi che siete qui in diretta. Vi ricordo di condividere questa diretta su tutte le nostre pagine Facebook. Quindi Nina Bagenda, Rosalba Piras, Gino MF, Michele Palermo, Maria Purpura, Anna Panaia, Marise Generali, Anna Maria, Giuseppe Canino, Maria Cerbone, Rosa Taverniti, Anna Chiapparino, Giulia Guerra De Lanus, Vanna Mazzocca, Anna Di Prima, Lorena Mosca, Salvo Scardaci, Imma Pagano, Alessia Gianfelice, Alfonso Buonocore, Adriana Evangelista, Pina Lombardo, Joseph Timothy, Grazia Boieri, Rosa Taverniti, Anna Marchetti, Assunta Di Michelina, Ninfa Maniscalco, Raffaella Zanchini, Marisa D'Anofrio, Rosa Jenny Passarelli, Rosalba Piras, Marianna Torisco, Paolina Pop, Rosette Costa Carian, Patrizia Del Gammastro, Alessia Gianfelice, Mauro Soldano, Mapa Mapa, Tommy Lasco, Rosanna Passanalpi, Cosma Damiano, Feliciana Schingo, Ida Diodati, Grazia Antonelli, Anna Giustiniani, Rosalba Mattucci, Pina Greco, da New York, bene, siamo internazionali, Maria Purpura, Maria Berta, Giuliana Virdis, Anxe Gioini dall'Albania, Marisa Orru e tutti voi che siete qui in diretta, siamo più di 190, bene, condividete così anche tanti altri vostri amici possono partecipare a questa catechesi. Allora andiamo a trattare il tema molto importante in questa sera, quindi leggo un articolo del 14 giugno 2017 preso dal sito www.corrispondenzaromana.it. È un articolo di Cristina Siccardi che si intitola Il significato profondo della festa del Corpus Domini. Quindi cerchiamo di capire quale significato rivesta questa festa. La festa del Corpus Domini è alle porte, ma quanti ancora comprendono in profondità questo sublime miracolo d'amore? Ogni vita sulla terra, per continuare ad esistere, ha necessità di essere alimentata, altrimenti perisce. L'uomo, essendo creatura con un'anima razionale, ha pure bisogno di nutrimento sia intellettivo che spirituale. Ha bisogno dell'alimentazione della fede, della speranza, della carità. Ma il Salvatore gli ha offerto un cibo ancora più divino, se stesso in forma eucaristica. Ecco dunque, questa è la realtà dell'Eucaristia. Gesù nell'Eucaristia non ci ha lasciato una cosa santa, una cosa sublime, ma ci ha lasciato se stesso, sotto forma del sacramento. Mantenendo fede alla sua promessa, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Signore non ci abbandonerà mai,
e l'Eucaristia sarà celebrata fino alla fine del mondo. Forse verso la fine del mondo da pochi sacerdoti, vi parteciperanno pochi fedeli, perché sarà un tempo drammatico, ma l'Eucaristia non verrà mai meno sulla faccia della terra, perché Gesù ha promesso le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa. E poiché se venisse meno l'Eucaristia, verrebbe meno anche la Chiesa, è chiaro che la Chiesa esisterà proprio perché l'Eucaristia continuerà ad essere celebrata fino alla fine del mondo. E ogni Santa Messa ripropone quell'unico grande, incommensurabile, indescrivibile, nella sua profondità, mistero di amore e di misericordia, cioè l'incarnazione, la vita, la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. In ogni Santa Messa noi ripresentiamo sacramentalmente e riviviamo ritualmente tutta la vicenda di Gesù, dall'incarnazione alla gloriosa risurrezione e assunzione al cielo e anche al dono dello Spirito Santo. Continuiamo la lettura. San Tommaso d'Aquino spiega in questi termini il mistero eucaristico, l'effetto che produsse nel mondo la passione di Cristo. Questo sacramento lo produce in ciascuno di noi. Come il cibo materiale sostiene la vita corporea, la cresce, la ristora ed è gradevole al gusto, l'Eucaristia produce nell'anima simili effetti. Dunque, la passione di Gesù ha immesso nell'interno dell'umanità, nel cuore del mondo, un germe divino, un germe di vita, un germe di risurrezione, un germe di potenza di Spirito Santo. Nello stesso modo, l'Eucaristia immette questo germe nel cuore di ciascuno di noi. In ciascuno di noi Gesù segna il suo germe divino, la sua vita divina, la sua potenza di risurrezione, la sua grazia santificante, il dono dello Spirito Santo. Nell'Eucaristia questo elemento ci fa crescere spiritualmente nella statura di Gesù Cristo, verso la pienezza del nostro essere. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus, qui manducat meam carnem, et bibim meum sanguinem, in me manet et ego in eo. Ovvero, la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Più chiaro di così, se non ci si nutre della Santa Ostia, non può avvenire l'inabitazione reciproca. Gesù ha detto, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Dunque, questo cibo è un cibo di vita eterna, questo pane è la carne del Figlio di Dio, quel calice è il sangue prezioso di Cristo versato sulla croce. E chi si accosta al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, del corpo e del sangue del Signore, della sua anima e della sua divinità, presente nel Sacramento Eucaristico, riceve la vita divina e dunque riceve una anticipazione di quella che sarà la gloriosa risurrezione nel Regno dei Cieli. Quindi già nell'anima viviamo da risorti, sentiamo la potenza dello Spirito, ci sentiamo in comunione con Cristo e per mezzo di Cristo con il Padre Celeste. Facciamo che lo Spirito Santo agisca nella nostra vita e ci guidi nelle vie che il Signore vuole. Attraverso l'Eucaristia la vita dell'uomo viene trasformata, oserei dire transustanziata in Cristo stesso. Una parola difficile questo, cioè vi è un cambiamento quasi di sostanza dentro di noi, poiché la natura umana viene elevata e viene divinizzata. Chiaramente rimane l'aspetto creaturale, però questo aspetto creaturale viene esaltato nell'ambito spirituale. La storia della Chiesa è una continua lotta fra errori e verità,
fra sacrilegi e trionfo del divino. Durante il periodo delle guerre di religione in Francia e anche oltre, 1540-1600, la processione del Corpus Domini fu oggetto di feroce ostilità da parte degli Ugonotti, i calvinisti francesi. Essi, come d'altra parte i luterani, negano la transustanziazione. Ecco che le processioni del Corpus Domini diventavano pretesti di pesanti provocazioni, profanazioni, blasfemie. Dunque, i protestanti negano la presenza reale, cioè negano che avvenga la transustanziazione, cioè che nell'ostia e nel vino, quindi il pane si transustanzi nella carne di Cristo, il vino sia transustanziato nel sangue di Cristo, cioè che vi sia la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza della carne di Gesù, di tutta la sostanza del vino nella sostanza del sangue di Gesù. Rimangono le specie, e cioè l'apparenza di pane e di vino, ma la sostanza, cioè ciò che è l'essenza di quella materia, non esiste più, perché è stata transustanziata appunto nella carne di Gesù, transustanziato il vino nel sangue di Gesù. E i protestanti negano, dicono che sia soltanto un ricordo di quello che Gesù ha fatto, che vi sia una transignificazione, cioè soltanto il significato dell'ultima cena, che sia soltanto un simbolo dell'ultima cena, ma che non avvenga realmente il miracolo eucaristico, che è molto di più di un miracolo, perché il sacramento supera l'aspetto del miracolo, perché vi è presente lo stesso Cristo. Vi è un aspetto indubbiamente miracoloso, ma molto di più del miracolo nell'Eucaristia noi abbiamo, perché abbiamo lo stesso Dio. Non siamo nell'ordine della natura, ma nell'ordine del divino. Ecco, allora noi invece crediamo con ferma saldezza d'animo, di cuore, di mente e di vita, che nell'Eucaristia vi è la presenza reale di Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. E allora andiamo al motivo per cui è stata istituita questa festa. Vi era un sacerdote boemo che aveva dei forti dubbi che quando egli consacrava la Santa Messa il pane si trasformasse in carne e il vino in sangue, ed era angustiato di questo, e dunque decise di andare a fare un pellegrinaggio alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, e qui alla mia sinistra vedete l'apostolo Pietro, in modo da essere confermato nella fede. E quale miracolo! Mentre scendeva appunto per fare questo viaggio, si fermò nei pressi di Lanciano per celebrare la Santa Messa, ed ecco lo sgomento e lo stupore. L'ostia si è trasformata realmente in carne e il vino si è trasformato realmente in sangue. Allora il sacerdote credette alla presenza reale di Gesù. Ecco, e questo miracolo ancora continua, ma ci sono tantissimi miracoli eucaristici anche ai nostri giorni. Ultimamente ne sono stati riconosciuti alcuni, ad esempio uno in Argentina, Buenos Aires, un altro in Polonia e in altre varie parti del mondo. Dunque Gesù continua a dare segni della sua presenza reale nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E il Papa dell'epoca, per solennizzare questo evento e per mettere al centro quello che è il mistero più importante della Chiesa e della fede, volle istituire appunto la festa del Corpus Domini. Dunque, la festa liturgica affonda le sue radici nella Gallia Belgica, che San Francesco definiva amica corporis domini. Grazie alle rivelazioni dell'agostiniana e mistica beata Giuliana di Aretine, che nel 1208 ebbe un'estasi, vide un disco lunare risplendente di candida luce, deformato però da una linea in ombra. Si trattava della rappresentazione simbolica della Chiesa, alla quale mancava una solennità in onore della Santa Ostia.
Alla monaca, nello stesso anno, apparve Cristo, che le chiese di impegnarsi affinché venisse istituita la festa del Santissimo Sacramento, al fine di ravvivare la fede dei fedeli e di espiare i peccati commessi contro l'Eucaristia. Quindi ci sono stati vari episodi che hanno fatto sì che poi la Chiesa riconoscesse che c'era bisogno di istituire questa festa. D'altronde sembra che proprio Gesù stesso lo abbia chiesto. Nominata priora del convento di Montcarnion di Liegi, chiese consiglio ai maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo, interpellando anche l'arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaleon, futuro papa Urbano IV, e il vescovo di Liegi, Roberto de Tourot. Fu così che nel 1246 quest'ultimo convocò un concilio ordinando a partire dall'anno successivo la celebrazione della festa del Corpus Domini con la bolla Transiturus dell'11 agosto 1264 da Orvieto, dove aveva stabilito la residenza della corte pontificia Urbano IV, estesa la solennità a tutta la Chiesa. A convincere il pontefice nello scrivere la bolla fu il celebre miracolo eucaristico di Bolsena, appunto quello di cui vi avevo accennato prima, che si verificò un anno prima, quando un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a celebrare la Santa Messa proprio a Bolsena, nel Viterbese. Nel momento preciso in cui spezzò l'ostia consacrata, egli fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. Fu allora che dal sacro pane uscirono alcune gocce di sangue, le quali macchiarono sia il corporale di vino attualmente conservato nel Duomo di Orvieto, sia alcune pietre dell'altare custodite in preziose teche nella Basilica di Santa Cristina. Da allora si sono verificati moltissimi miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa che possono essere visionati uno ad uno grazie allo straordinario sito www.miracolieucaristici.org. Ecco, quindi segnatevi questo sito perché è importante. www.miracolieucaristici.org. Qui ci sono tutti i miracoli eucaristici più importanti. Autore di questo splendido studio storiografico ed iconografico è il servo di Dio Carlo Acutis, un giovane innamorato dell'Eucaristia, che è già servo di Dio ed è in cammino e nel processo di beatificazione per diventare beato. Anzi, forse è già stato fatto beato, se non vado errato. Nato a Londra il 3 maggio 1991 e morto a 15 anni, quindi giovanissimo, aveva un fervore eucaristico grande. Il 12 ottobre 2006, a causa di una leucemia fulminante, è sepolto nella nuda terra ad Assisi, la città di San Francesco, che più di altre ha amato e nella quale tornava periodicamente per ritemprare lo spirito. Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie, diceva Carlo Acutis. Ha lasciato scritto fra i suoi appunti: a 12 anni aveva iniziato a comunicarsi quotidianamente e non finiva il suo giorno senza la recita del rosario e l'adorazione eucaristica, convinto com'era che quando ci si mette di fronte al sole ci si abbronza, ma quando ci si mette dinanzi a Gesù e Eucaristia si diventa santi. Ecco, dunque è importantissima l'adorazione eucaristica. Di brillante intelligenza e di profonda fede, egli offrì le sue sofferenze e la sua vita per il Papa e per la Chiesa. I suoi sacrifici, uniti a quelli di altre nascoste anime oblative, e le preghiere intercessorie rivolte ai santi e alla regina dei santi salveranno per l'ennesima volta la Chiesa dai suoi ugonotti che oggi profanano il corpo di Cristo con indegne liturgie e indegni altari. Quindi un articolo di Cristina Siccardi. Ecco dunque, abbiamo visto le origini e il significato di questa festa. Adesso andiamo alla bellissima sequenza scritta da San Tommaso d'Aquino in occasione appunto dell'istituzione di questa festa. E cerchiamo di commentarla. Dunque, correva l'anno 1264, il Papa Urbano IV, come abbiamo visto prima, aveva fatto convocare una selezionata assemblea
che riuniva i più famosi maestri di teologia di quel tempo. Tra questi si trovavano due uomini noti non soltanto per la brillante intelligenza e purezza della dottrina, ma soprattutto per l'eroicità delle loro virtù, San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura, due grandi santi. Celebre divenne l'episodio avvenuto durante la sessione. Il primo a esporre fu Fra Tommaso. Con serenità e calma, srotolò una pergamena e i presenti ascoltarono la declamazione della sequenza da lui composta. Lauda Sion Salvatorem, lauda Lucem et Pastorem, in Hymnis et Canticis, loda Sion il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore, con inni e cantici. Stupore generale. Fra Tommaso concluse: Tuos ibi commensales, queredes et solales, fac sanctorum civium, accoglici in cielo alla tua mensa e rendici coeredi in compagnia di coloro che abitano la città santa. Fra Bonaventura, degno figlio del poverello, cancellò senza indugio la propria composizione e gli altri lo imitarono. Cioè, quando ascoltarono questa stupenda composizione della sequenza dell'inno in occasione dell'istituzione della festa del Corpus Domini, sia San Bonaventura che gli altri decisero neanche di leggerle, neanche di proporle al Papa. La posterità non conobbe le altre opere, senza dubbio anch'esse sublimi, ma immortalò il gesto dei suoi autori, vero monumento di umiltà di poche pretese. Ecco, allora andiamo a leggere questa straordinaria sequenza che leggeremo domani nella Santa Messa. Abbiamo già letto in parte questa sera nella Messa Vespertina. Ecco, vedete, dinanzi a me vi è il lezionario con le letture della Messa della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Abbiamo la prima lettura, che è dalla Genesi, dove si parla di Melchisedec, re di Salem, che offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo. In qualche modo Melchisedec in persona, simbolicamente, Cristo. Poi abbiamo dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi la trasmissione della Santa Messa. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E continua appunto con la consacrazione del calice. E poi, prima del Santo Vangelo, abbiamo la sequenza di San Tommaso d'Aquino. Andiamo a leggere questa sequenza straordinaria. La leggiamo in italiano. Sion, loda il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore, con inni e cantici. Ecco, San Tommaso qui si riferisce a Sion, cioè a Gerusalemme. Gerusalemme, però, è la Chiesa in questo caso, la nuova Gerusalemme. Dunque è la Chiesa che deve lodare il Salvatore, la sua guida, il suo pastore, con inni e cantici. Impegna tutto il tuo fervore e gli supera ogni lode, non vi è canto che sia degno. Dunque la Chiesa deve impegnarsi nel lodare il suo Salvatore con tutto il suo fervore, perché Gesù è Dio e nel Santissimo Sacramento è presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità. E dunque la Chiesa deve impegnare tutta se stessa per lodare il suo Salvatore, il suo pastore, la sua guida. Pane vivo che dà vita, questo è il tema del tuo canto, oggetto della lode. Qui richiama le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena: io sono il pane vivo disceso dal cielo,
Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Dunque questo è il tema del canto. Dobbiamo lodare il Salvatore perché ci ha donato questo pane che dà la vita, e la vita eterna. Veramente fu donato agli apostoli riuniti in fraterna e sacra cena. Dunque, veramente, non simbolicamente, non con il significato o semplicemente con il ricordo, ma è stato donato veramente dal Salvatore questo pane di vita eterna che è la sua stessa carne e il suo stesso sangue. Lode piena e risonante, gioia nobile e serena, sgorghi oggi dallo Spirito. Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena. Dunque in questa festa del Corpus Domini noi andiamo a richiamare e a solennizzare la prima sacra cena, cioè l'ultima cena dove viene istituita la Santa Messa. Fate questo in memoria di me. Prendete e bevetene tutti, fate questo in memoria di me. Dunque Gesù stesso che vuole che si commemori con il sacramento eucaristico quello che egli ha fatto nell'ultima cena. E dunque non una semplice commemorazione come ricordo, ma unitamente al ricordo la riattualizzazione, la ripresentazione, la sua reale presenza nel corpo e nel sangue, nell'anima e nella divinità, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E il banchetto del nuovo re, nuova Pasqua, nuova legge, e l'antico è giunto al termine. Il nuovo re è lo stesso Cristo. L'Antico Testamento è giunto con Gesù al suo pieno compimento. Lo stesso Gesù aveva detto: non sono venuto ad abolire ma a dare compimento. E dunque tutte le antiche profezie e tutti gli antichi simboli racchiusi nel Vecchio Testamento in Cristo e in tutto quello che egli ha fatto raggiungono la pienezza, specialmente nel sacramento dell'Eucaristia, dove viene racchiuso, come vi dicevo all'inizio, tutto il mistero di Cristo, dall'incarnazione alla gloriosa risurrezione e anche alla glorificazione con il dono dello Spirito Santo. Cede al nuovo il rito antico, la realtà disperde l'ombra, luce, non più tenebra. Dunque il Nuovo Testamento viene in qualche modo racchiuso nell'antico sotto forma di simboli, e poi nel nuovo i simboli vengono esplicitati e vengono resi reali. Quindi non abbiamo più l'ombra, ma abbiamo la luce che risplende pienamente. E Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella cena, noi lo rinnoviamo. Quindi rinnoviamo, come vi dicevo prima, ripresentiamo, riattualizziamo quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena. E questo è possibile proprio perché nella Santa Chiesa Cattolica e anche in quella ortodossa vi è la presenza dei sacerdoti, mentre i protestanti purtroppo, perdendo il ministero sacerdotale, non possono avere chiaramente la presenza reale di Gesù, perché la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia ci può essere soltanto dove c'è un sacerdote validamente ordinato che vuole fare quello che fa la Chiesa, che utilizza la formula consacratoria prevista dalla Chiesa e che si serve del pane e del vino come sostanza del sacramento. Se mancassero queste quattro condizioni, o una di queste quattro condizioni, non si potrebbe realizzare la presenza reale di Gesù. E poiché i protestanti non hanno i sacerdoti e sono semplicemente dei laici, i loro pastori, non possono avere la presenza reale di Gesù, ma soltanto commemorano come un ricordo di quello che ha fatto Gesù. Tant'è che per essi è soltanto una cena quello che fanno, per noi invece è la riattualizzazione del Calvario e il sacrificio di Cristo. Ecco perché anche il nome di sacerdote per i ministri di Gesù Cristo, perché il sacerdote era colui che offriva il sacrificio, l'olocausto di un animale per in qualche modo purificare il peccato del popolo nei riguardi di Dio. E invece adesso c'è l'agnello della nuova ed eterna alleanza che è Gesù Cristo, e quindi i sacerdoti offrono al Padre non più il sangue
di tori e di capri, come dice la scrittura, ma offrono l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Gesù Cristo stesso, unico sacrificio veramente e profondamente gradito al Padre. Obbedienti al suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di salvezza. Dunque non lo facciamo per nostra volontà, ma perché Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Ci ha dato un comando e noi continuiamo ad essere obbedienti a quel comando. E certezza a noi cristiani, si trasforma in il pane in carne, si fa sangue e il vino. E ne abbiamo parlato tanto di questo, come il pane viene transustanziato e il vino viene transustanziato nella carne e nel sangue di Cristo. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma oltre la natura. Dunque, il sacramento chiaramente non è una manifestazione miracolosa, come avviene ad esempio in una guarigione, in una liberazione, in un prodigio, ma è una manifestazione coperta nella penombra della fede. Dunque bisogna credere nella presenza reale di Gesù, perché Gesù ha assicurato per mezzo della sua divina parola che questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. E soltanto in alcuni momenti di crisi di fede profonda nei riguardi della sua presenza reale, il Signore ha fatto dei miracoli eucaristici, come quello di Bolsena, quello appunto di Lanciano e altri miracoli eucaristici. E questo nostro tempo è il tempo in cui veramente vi è una gravissima crisi di fede nei riguardi del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E forse anche tanti sacerdoti, come quel sacerdote boemo, hanno il dubbio se Gesù sia realmente presente quando essi celebrano la Santa Messa. Però questi miracoli ci attestano con certezza che quello che abbiamo sempre creduto si è sempre verificato, cioè nella Santa Messa si consacra il corpo e il sangue di Cristo. È un segno ciò che appare, nascondere il mistero in realtà sublimi. E abbiamo parlato appunto dell'incarnazione, della vita, della passione, della morte, risurrezione e glorificazione di Gesù. In questo poco di pane, in questo poco di vino, vi è tutto il mistero di Cristo. È qualcosa di immenso che può essere compreso soltanto con l'intelligenza della fede e l'aiuto della grazia di Dio. Mangi carne, bevi sangue, ma rimane Cristo intero in ciascuna specie. Ecco dunque, poiché Gesù è presente realmente in ciascuna specie, non soltanto in ciascuna specie, lo vedremo anche più avanti, in ogni pezzetto di ogni specie, in ogni goccia di ogni specie, si mangia carne e si beve sangue e Gesù rimane intero, tutto intero, non si spezza. Chi fa la Santa Comunione riceve tutto Gesù e tutti ricevono tutto Gesù. Dovunque si celebra la Santa Messa, poi pensate alla domenica, si celebrano milioni di messe su tutta la faccia della terra, tutti quanti ricevono l'unico Gesù Cristo in pienezza. Com'è possibile questo? Perché Gesù è Dio. Se non fosse Dio non sarebbe possibile. Ma poiché Gesù è Dio, questo a Lui è perfettamente e semplicemente anche possibile, perché Dio è onnipotente. Chi ne mangia non lo spezza, né separa, né divide, intatto lo riceve. Siano uno o siano mille, ugualmente lo ricevono, mai è consumato, perché Dio è infinito. E adesso vediamo l'aspetto morale dell'Eucaristia. Vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa ne è la sorte, vita o morte provoca. Ecco, dunque, questo richiama il celebre passo dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Tra di voi alcuni sono morti, molti sono malati, perché mangiate e bevete indegnamente il corpo e il sangue del Signore. Dunque, lì si verificava realmente che alcuni erano morti perché dissacravano il Santissimo Corpo e il Sangue del Signore e molti si erano ammalati per lo stesso motivo.
perché non si può pensare di andare impunemente dinanzi a Gesù Cristo e trattarlo come se fosse una cosa e sbeffeggiarlo quasi, andando a Lui con leggerezza, con peccati mortali. Qui San Tommaso ci parla invece della morte spirituale. Vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa ne è la sorte. Vita o morte provoca. Vita ai buoni, morte agli empi. Nella stessa comunione ben diverso è l'esito. Dunque, non tutti possono fare la Santa Comunione, perché se si facesse la Santa Comunione in stato di peccato grave o di peccato mortale, quell'Eucaristia per loro si trasformerebbe in veleno, in morte spirituale. Che tristezza quando sento alcuni fedeli che dicono che alcuni sacerdoti gli hanno detto che tranquillamente possono fare la Santa Comunione pur trovandosi essi in stato di peccato grave o di peccato mortale. È una cosa molto grave, perché in questo caso sarà più responsabile del fedele il sacerdote che dice al fedele che può fare la Santa Comunione. Questa è una cosa molto grave. Non soltanto quel sacerdote, quando si presenterà davanti a Dio, dovrà rispondere dei suoi peccati personali, ma dovrà anche rispondere di tutti i sacrilegi, di tutti i peccati che hanno fatto i fedeli da lui autorizzati ad accostarsi al Santissimo Sacramento in modo indegno, senza avere il cuore purificato e senza avere le disposizioni giuste. Noi siamo ministri del corpo e del sangue di Cristo, non siamo ministri semplicemente di un rito. Gesù ha avuto una fiducia immensa, infinita, nel porsi nelle nostre povere mani sacerdotali. E noi dobbiamo sentire questa gravissima responsabilità di amministrare il corpo e il sangue di Cristo. Guai a quei sacerdoti che faranno questo con leggerezza, facendosi padroni di Gesù e non più servi, obbedienti, ma pensando di poter gestire Gesù Cristo come se fosse una cosa a loro disposizione. Gesù si pone nelle nostre mani, ma affinché noi lo amministriamo secondo quello che Egli ha ispirato, sia nella sua santa parola, sia nella santa tradizione della Chiesa e in tutte le disposizioni liturgiche autentiche e l'insegnamento morale autentico della Chiesa Cattolica di 2000 anni. Quindi i sacerdoti che pensano che, dato che questo tempo ormai è un tempo di dissoluzione morale, di freddezza spirituale, di sacrilegi e oltraggi ormai perpetuati a livello universale, quel sacerdote che pensa questo, che tanto anche lui si può in qualche modo abbassare a questo livello, ne risponderà gravemente davanti a Dio, perché ciascuno di noi ha una responsabilità personale. E poi i peccati di molti creano quella che si definisce struttura di peccato. Non per il fatto che io veda tanti confratelli che fanno fare la comunione in stato di peccato grave, di peccato mortale, posso trovare giustificazione davanti a Dio a fare la stessa cosa ai fedeli che vengono da me. Ognuno di noi sarà giudicato per se stesso. Dunque vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa ne è la sorte, vita o morte provoca. Vita ai buoni, morte agli empi, nella stessa comunione ben diverso è l'esito. Quando spezzi il sacramento, non temere, ma ricorda, Cristo è tanto in ogni parte quanto nell'intero. Ecco, quando noi spezziamo la sacra ostia e poi ancora la spezziamo, Gesù rimane sia nella parte grande tutto intero, sia nella parte più piccola sempre tutto intero. Gesù è presente tutto in corpo, sangue, anima e divinità, nella particola come nell'ostia, quella che consuma il sacerdote. Non c'è differenza, Cristo è lo stesso. È diviso solo il segno, non si tocca la sostanza, nulla è diminuito della sua persona. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziato, in sacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Ecco, l'Antico Testamento veniva nascosto sotto questi simboli
il sacramento eucaristico, perché Dio aveva un progetto poi di spiegare pian piano attraverso l'economia della salvezza ciò che egli avrebbe compiuto realmente per mezzo del figlio suo, e il figlio solo ha rivelato totalmente. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Ecco, adesso San Tommaso d'Aquino si rivolge direttamente a Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. E io aggiungo, amen. Dunque questo è il fine dell'Eucaristia. Noi celebriamo la Santa Messa per renderci partecipi di tutto il mistero di Cristo, e Gesù viene ad abitare nel nostro cuore e ci dà la caparra della vita eterna, e alla fine della nostra vita terrena noi possiamo entrare nel Regno dei Cieli, perché nel nostro cuore abita Dio, abita il Figlio Eterno del Padre, e per mezzo di Lui siamo inabitati da tutta la Santissima Trinità. Amen. Alleluia. Bene carissimi, adesso voglio leggere qualcuno dei vostri commenti. Siamo già a circa 3/4 d'ora di diretta. Claudio Curto dice: Padre Pietro, come posso ricevere la grazia per venire a inginocchiarmi ai piedi del mio Signore Gesù Cristo? Non ho la possibilità economica. Prega per me che accada ciò che spera il mio cuore. Dove? Qui da noi, forse intendi, carissima Claudia? Ecco, qui c'è Anna Chiapparino che richiama la giacolatoria che l'angelo insegna ai pastorelli di Fatima. Gesù, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. E ancora dice: ricevete il corpo e il sangue di Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. E a Santa Faustina, lo leggiamo ogni tanto questo passo, Gesù si lamenta dicendo: non soltanto con queste piccole irriverenze, con questi piccoli peccati mi feriscono, ma ti rivelo un segreto del mio cuore. Proprio gli eletti mi feriscono gravemente, mi fanno soffrire molto, specialmente nell'Eucaristia. Anna Maria Filosa dice: Gesù mio, ti amo e ti adoro in tutti i tabernacoli del mondo, e specialmente in quelli dove sei più offeso e abbandonato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, carissima Anna Maria, sì, questa è una cosa molto importante che ogni tanto consiglio. Ecco, di andare ai piedi del tabernacolo della propria parrocchia spiritualmente. Se non vi potete recare fisicamente, andateci spiritualmente, con la mente e con il cuore. Inginocchiatevi, pensatevi in ginocchio, pensatevi prostrati dinanzi al Santissimo Sacramento racchiuso nel tabernacolo, e fate atti di riparazione, atti di adorazione. Sono atti reali di adorazione e di riparazione, perché noi possiamo viaggiare con il nostro cuore, con la nostra mente, con il nostro spirito. Ecco, quindi questa preghiera che ha fatto carissima Anna è molto bella e molto importante, perché oggi Gesù viene veramente molto trascurato nelle chiese. Tant'è che i cristiani, passando davanti alle chiese, non si fanno più neanche il segno della croce, neanche si rendono conto che lì, in quella chiesa, in quel piccolo tabernacolo, abita il Creatore dell'universo.
Mauro Soldano dice: sì, a me è capitato spesso che il sacerdote spinge noi fedeli a fare la comunione senza esserci prima confessati. Carissimo Mauro, se diciamo i peccati che si hanno sono peccati veniali, non c'è nessun problema, si può fare la comunione, perché basta un atto di dolore, oppure anche l'atto di dolore che facciamo prima della Santa Messa. Se al contrario abbiamo peccati gravi, li dobbiamo confessare prima o al massimo subito dopo la Santa Messa, dopo aver ricevuto la Santa Comunione. Se invece abbiamo peccati mortali, non possiamo accostarci alla Santa Comunione, ma ci dobbiamo prima confessare. E il sacerdote sarà responsabile di coloro che si accostano in peccato grave e poi non si confessano, e di quelli che fanno la comunione in stato di peccato mortale. È una cosa molto seria, perché saremmo rei, come dice l'Apostolo Paolo, del corpo e del sangue di Cristo. Carmela Costanzo dice: Don Pietro, perché ci sono preti che danno la comunione nelle mani dei fedeli? Ho visto persone che frequentano la Chiesa assiduamente chiedere con le mani, o addirittura permettere di portarla a casa. Questo è gravissimo. Un fedele non può prendere l'Eucaristia e portarsela a casa, assolutamente. In ogni caso, il Cardinale Sara, prefetto per la Congregazione per il Culto Divino e i Sacramenti, e anche il Cardinale Müller e anche il Cardinale Burke hanno detto che la Santa Eucaristia si riceve in bocca e in ginocchio. C'è stato un periodo abbastanza ampio della Chiesa che la Santa Comunione si è fatta nelle mani dal Concilio Vaticano II in poi. Adesso invece è diventato proprio un continuo, una profanazione dell'Eucaristia, non si capisce nulla, si va con il chewing gum in bocca, con le mani sporche a ricevere sudate. Ho visto io qualche fedele fare anche così, dopo aver ricevuto la particola o il pezzo di pane, di quello più spesso che viene utilizzato dai neocatecumeni, buttarla a terra. Questa è una cosa gravissima. Oppure pensate, vi racconto questo episodio, al giubileo del 2000, in occasione di una grande adunanza, erano rimaste molte ostie e credo che sia stato un accolito, comunque era un ministro, voleva mettere le ostie rimaste, le particole consacrate, dentro una busta di plastica. Io dico: ma cosa vuoi fare? Ma sei impazzito? E poi hanno trovato dei contenitori. Voleva mettere il Santissimo Corpo e il Sangue del Signore in una busta di plastica come si va a fare la spesa. Cose assurde. Questa è la mancanza di fede, principalmente, nei riguardi della presenza reale di Gesù, il santo timore di Dio, il santo timore di Dio. Non soltanto chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, mangia e beve la propria condanna, come dice l'Apostolo Paolo, ma anche chi lo tratta indegnamente riceve la propria condanna, perché saremmo rei del corpo e del sangue di Cristo, cioè il tesoro più prezioso che Dio ha dato alla Chiesa qui sulla terra. Lorena Mosca dice: come mai, Don Pietro, nella mia parrocchia e in altre qui non viene mai dato il sangue, cioè il vino, assieme all'ostia consacrata? Adesso, carissima Lorena, la Chiesa permette, mentre nel passato non permetteva che si desse, se non in occasioni rare, il corpo e il sangue di Cristo insieme, come ad esempio in occasione del matrimonio o della prima comunione o altre occasioni. Adesso la Chiesa ha allargato ancora di più, anche perché noi sappiamo come la Chiesa ortodossa ha mantenuto la tradizione di dare la Santa Comunione sotto le due specie, del pane e del vino. Voglio chiarire un concetto importante. Anche se si riceve soltanto una specie, non vuol dire che non si riceve l'altra sostanza. Cioè nella specie del pane è contenuto anche il sangue, nella specie del vino è contenuto anche il corpo. Dal punto di vista, diciamo, simbolico, rappresentano la carne e il sangue, ma dal punto di vista sostanziale, della sostanza,
nel pane c'è il corpo e il sangue, nel vino c'è il corpo e il sangue, cioè riceviamo tutto Cristo in ciascuna specie e in ciascuna particola di specie o goccia di vino consacrato. Ecco, dunque, questo voglio, ci tengo, ed è importante. Io personalmente faccio la Santa Comunione sempre sotto le due specie, perché è molto più forte simbolicamente questo dono del corpo e del sangue di Cristo per ciascuno di noi. Tant'è che Gesù ha detto: prendete, mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti, non alcuni. Quindi tutti, o tutti i presenti, chiaramente, che sono nella condizione, perché qualcuno dice: ma se Gesù ha detto prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti, allora tutti quelli che partecipano alla Santa Messa possono fare la Santa Comunione? No, tutti quelli che partecipano alla Santa Messa e che sono nelle condizioni di potersi accostare alla Santa Comunione. Tant'è che Gesù racconta anche l'episodio, la parabola del banchetto regale delle nozze del figlio, dove tutti vengono invitati, anche storpi, zoppi, ciechi, diciamo, vengono invitati al banchetto. Però poi ce n'è uno che non ha la veste bianca e dice: prendete e buttatelo fuori, là sarà tenebre e stridore di denti. La veste bianca è l'anima pura, l'anima candida, l'anima purificata. E dunque non possiamo accostarci alla Santa Eucaristia in stato di peccato grave o di peccato mortale. Gesù dice: prendete e mangiatene tutti, perché gli apostoli erano tutti mondi. Infatti, voi siete mondi, ma non tutti, diceva, e si riferiva a Giuda, per la parola che avete ascoltato e dunque che avete accolto e che avete osservato. Quindi noi possiamo accostarci all'Eucaristia solo se ci sono le condizioni. Sarebbe cosa molto buona che tutti i sacerdoti facessero la Santa Comunione sotto le due specie. Florinda Longo dice: Don Pietro, quando si offre la Santa Comunione per le anime del Purgatorio, Gesù Eucaristia, vista le anime, ma rimane anche in me, o passa da me per rimanere con le anime? No, carissima Florinda, Gesù viene nel suo cuore e rimane nel suo cuore e concede la grazia da lei chiesta, la applica anche alle sante anime del Purgatorio, e quindi la potenza della grazia di Dio agirà per purificare, proprio per via di questa comunione del corpo mistico di Cristo, che è tra la Chiesa militante, la Chiesa purificante, la Chiesa trionfante, c'è questa comunione di grazia e noi possiamo intercedere per loro, per le sante anime del Purgatorio, e diventare canale di grazia per loro, come loro sono canale di grazia per noi. Ma Gesù viene e rimane nel suo cuore fino a quando lei vuole che rimanga nel suo cuore. Però Gesù si lamenta che spesso lui viene ricevuto e dopo che le persone lo hanno ricevuto neanche si rendono conto che hanno ricevuto. E questo purtroppo tante volte come sacerdote io l'ho dovuto constatare, di persone che hanno fatto la Santa Comunione e subito dopo si mettono a parlare come se non avessero ricevuto nessuno e non vogliono gustare, come dice Gesù stesso a Santa Faustina Kowalska, quella dolce intimità con lui nel loro cuore. Quindi dopo aver fatto la Santa Comunione Gesù ci porta la sua pace, così come la portò agli apostoli nel Cenacolo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Dunque Gesù ci dà la sua pace e noi dopo la Santa Comunione dobbiamo raccoglierci in preghiera e gustare la dolcezza e la intimità con Cristo. E più noi restiamo nell'attenzione della preghiera e più il Signore rimane dentro di noi e rimanendo dentro di noi agisce con potenza per trasformare il nostro cuore e santificarlo. Se al contrario noi siamo distratti dopo aver ricevuto la Santa Comunione, è chiaro che il Signore ritorna da dove è venuto e quindi restiamo senza quegli effetti di grazia che Lui avrebbe potuto portare ai nostri cuori. Patrizia Gianmarino dice: buonasera, infatti mi hanno detto, convivendo, che posso prendere la comunione non spirituale, ma non materiale, ma sacramentale, questo dei ministri di Dio. Sì, carissima Patrizia, no, se lei convive non può fare la Santa Comunione perché si trova in stato di peccato grave. L'unica possibilità sarebbe se lei vivesse in castità con il suo compagno, ma con il cuore distaccato, considerandolo un fratello. Se invece al contrario, dalla convivenza ci sono dei figli,
È chiaro che non potete separarvi, perché la cosa migliore sarebbe lasciare completamente il peccato. Quindi questa è la condizione migliore, lasciare completamente il peccato. Se questo non è possibile perché ci sono dei figli, allora se si vuole vivere in grazia di Dio e potersi accostare al sacramento eucaristico, si deve vivere a fratello e sorella, però cercando di educare i figli, perché ormai ci sono e vanno educati, hanno diritto che i loro genitori li educano stando insieme, perché sarebbe un trauma per i figli. Ecco, e se poi ci fosse la possibilità di potersi sposare, le consiglio al più presto di sposarsi. Testa Gennaro, dice Don Pietro, io ogni giorno minuto di Gesù e mi sento più fortificato, viva Gesù e Maria nel cuore. Proprio così, carissimo Gennaro, anch'io, la Santa Comunione quotidiana è una forza immensa spirituale che ti sostiene. Se lasciassi la Santa Messa quotidiana veramente mi sentirei svuotato. E pensare che ci sono dei confratelli che non celebrano quasi mai la Messa se non la domenica, ad esempio come in Germania, è veramente una tristezza infinita. Noi abbiamo la possibilità di far discendere il Figlio di Dio dal cielo con tutti i suoi doni celesti e non lo facciamo. E Gesù vuole venire in mezzo a noi. Gesù ha istituito i sacerdoti proprio per questo, per il loro bene e per il bene del popolo, perché portino frutto e il loro frutto rimanga, cioè le anime che vengono salvate. E noi riusciamo a salvare anime più con una santa messa celebrata degnamente, profondamente, perché il mistero eucaristico è come una esplosione immensa di grazia che si propaga per l'intero universo, che non tante volte con molte parole o con tante azioni così disordinate e disorganizzate. Quindi la Santa Messa è una potenza spirituale immensa, tant'è che diceva San Pio da Pietrelcina, e sappiamo quale esperienza mistica aveva dalla Santa Messa, che il mondo potrebbe stare più facilmente senza il sole che senza la Santa Messa.